L'Italia giocherà anche il prossimo anno nel World Group, la Serie A di Coppa Davis. Sconfiggendo il numero 1 cileno Paul Capdeville 6-3-6-1-6-3, Andreas Seppi ha conquistato il punto che ha consentito agli azzurri di andare sul 3-1 e di aggiudicarsi lo spareggio salvezza. Il match tra il numero 1 azzurro e il cileno non è mai stato in discussione, con Seppi che ha avuto molti punti dal servizio, ben 15 ace, e ha sempre condotto chiudendo agevolmente l'incontro in 1 ora e 35 minuti di gioco. L'ultimo singolare in programma, nel quale Simone Bolelli ha battuto il giovane cileno Cristian Garin in due set con il punteggio di 6-4-6-3, ha fissato il punteggio della sfida sul 4-1 per l'Italia. Entusiasti i circa 4.000 appassionati che hanno fatto il tifo sotto un sole cocente nell'arena costruita sul lungomare napoletano appositamente per l'evento. Più che positivo il bilancio di questi 3 giorni per il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Lo sport qualcuno pensa che sia solo un fatto effimero. A parte il messaggio straordinario che dà lo sport, la solidarietà e che a Napoli non c'è solo il calcio ma tanti altri sport. Ma poi questo significa turismo, posti di lavoro. In questi giorni hanno lavorato tantissimi giovani. Gli alberghi di Napoli sono pieni da tempo, quindi questo è lavoro. Bene che tutti capiscano che sport significa lavoro, significa turismo, significa immagine e soprattutto ritornare a essere orgogliosi di sentirsi napoletani.